Che è passato e questo è il parallelo tra sacro e profano regge, quando a spiegarlo è un maestro del palcoscenico. Perché i fedeli non sono pubblico e il pubblico non sono fedeli? Qual è la differenza tra il sacerdote che porta in scena un rito sacro importante, ma lo porta in scena e i fedeli che lo ascoltano? La differenza con un attore che fa un monologo in scena è il pubblico che lo ascolta. Ma non si è mai assolutamente pensato a questo discorso. E se si è pensato, non si è realizzato, i teatri sono rimasti chiusi. E certi tecnici hanno avallato anche soluzioni folli, soluzioni ridicole, quella che gli attori devono recitare a un metro di distanza. Quindi Otello strangola Desdemona a un metro di distanza, Romeo bacia Giulietta a un metro di distanza.